Buongiorno, buongiorno. Manca 10 minuti alle 6. Stamattina mi sono svegliata alle 5. Vabbè, ieri sera sono andata a letto presto, quindi di conseguenza ho reinserito il glutine nella mia dieta e mi sento gonfia nuovamente. Mi sento addosso le bolle, la pancia gonfia, l'intestino scombussolato. E mi sono accorta che praticamente era un periodo che non mi prendevano questi attacchi di ansia, cioè senso di soffocamento. Molto probabilmente anche questo è dipeso dal glutine. Io non ci avevo fatto caso, però mi sono accorta che in realtà è così. Vero Leo? Eh? Vabbè, mi do una sistematina e ci sentiamo dopo, ragazze. Allora, Sto qua. sono in camera, ora rifaccio il letto, sistemo un pochino qui questi panni. Allora, stiamo facendo dei lavoretti qui in camera, cioè leva tutta questa cosa dal muro, ha ricoperto, vedete, tutti i buchi, l'allo. E poi volevamo mettere anche come si chiama quel coso in terra che è tipo il parquet, però no. Si chiama laminato, mi sembra, una cosa del genere. E allora abbiamo visto varie opzioni su internet e ora ci studiamo un po'. Come colore io penso che facciamo il bianco, perché il bianco è più, cioè rende l'atmosfera più rilassata, dà un senso di pulito, di fresco. E quindi così. Ah, volevo farvi vedere le mie nuove scarpine che ho preso in Inghilterra su eBay. Vabbè, le volevo nere, però non ce l'avevano, le ho prese bianche. Per l'estate sono belline uguali. Queste qui fatte alla schiava. Ora me le misuro, me le metto e poi ve lo faccio vedere. Vedete, belline sono, vero? Non so male. Poi ci si sta anche comodi. Vabbè, ora faccio il letto, mi vesto, mi do una sistemata, mi rendo presentabile, anche se non c'ho tanta voglia. Sono un po' malinconica stamattina perché ho finito il mio, come si chiama, il mio mese con la vecchina, quindi sono un pochino, vabbè, mi rilasserò perché sono stanca e ho bisogno un attimo di riposarmi e ci avrò più tempo per me, per la Emily, per tutta la famiglia, insomma. Però mi dispiace un pochino, ecco, sono stata bene perché fa piacere occuparsi delle persone anziane che non hanno nessuno, ecco. È stata una bella esperienza. Vabbè. Allora, eccoci qua. Avete visto che differenza? Oddio, sono flesciata. Mi sono fatta un pochino la piastra sui capelli, boccolini, un po' di boccolini, e ho fatto questo trucchettino. Tanto, cioè, voglio dire, leggerino, insomma, non è una cosa pesante. Vestitino, questo qui è nero, sembra blu. E le scarpine, ho messo gli anfibi, quelli corti. E via, tra un po' si parte, ragazze. Allora, eccoci qua. Guido io stamattina perché Lallo non si sente tanto bene, quindi mi tocca guidare a me. E niente, quindi non posso farvi la ripresa. Vi faccio la ripresa quando arriviamo. Eccoci qua, sono arrivata. Allora, Lallo l'ho lasciato lì dalla mia mamma. Io sono venuta qua al cimitero a trovare il mio bambino. Sono un po' triste, proprio tanto triste quando vengo qui. Mi fa tanto male. Siamo arrivati! È vero? Siamo arrivati! Dalla nonna Mimì, dalla nonna Mimì. Amore, sei scalza, non puoi scendere. Aspetta, Emily, sei scalza, non puoi scendere. Guardate che vestitino Dove sale? bellino, Scusa, non tutto volevo stile passarmi davanti. anni 70. Ma questo può darsi che sta anche un altro anno, perché è grande, vedi, c'ha le Avete visto coppine. i Sotto, sandalini? sotto l'ho messo. Nonno! Ciao nonno!
non hai visto questi sandalini? Senti la gonnella. Svergognata, ti dice mamma. Ma questi sandalini sono piatti. Alla Lady, piglia il sole, la Lady. O donta digli, piglia il sole la Lady. Quando l'ha messo sto dito? Ah, ci sei incastrato qui. Nonna non è capace di mettiti. Sandalini, zumpa, papà. Un paio di jeans. Sandalini. Sandalini, ecco, ora ci potremo andare. Giù per terra. Che jeans? Giù per terra. Quelli da donna, amore. Sì, già di pattuglia. Che fai? La nonna ti ha ripreso? Io ero venuta qui a vedere che c'era di cosine buone, c'è carciofini, poi c'è queste, le acciughine, la pappa di Emily. Ancora siamo in alto mare. Emily? Sono 11:30, io raga. Sì, ma a me mettimi la normale, perché ormai per oggi e domani mangio normale, poi dopo, sì, dopo da martedì quando mi fanno l'esame, tutta la minestrina. Brava Emily. La campanella c'è, come fa la campanella, Mimi? Din don, qua. No, no, ti la porto via, insomma. Din don, come fa la campanella? Din don, noi? Signorina, allora la Emily ha mangiato tutta la pappa, io ora ho parecchiato, e mangiamo. Allora, per primo ci abbiamo i gnocchi con i funghi, poi che c'è là? Le tagliatelle al ragù, e la Dani che fa le bolle a Emily, buttiamo tutto in terra. Come gli fai a mamma? Cocò gli famo, tutto. Com'è la minestra? La cocorita. No, è buona la minestra di nonna. Com'è? Com'è la minestra della nonna? No, è buona. Ma buffa, ma oh. Sembra Boldi quando fa. Fanno l'occhiolino al nonno. Emi. No, ho capito male. Ah, ecco, già come fa. Dove ce l'hai la patata? Dai, sì. Patata? Ah, la minestra. Se no, quante cosine, che cos'è questo? Il brasato? Brasato. Gnammi, le patatine. Chi l'ha brasato? I carciofi, i pomodorini ripieni, quante cosine. Fruttina si mangia. Mi sto già fumando la sigaretta. Io mangio l'uva. Che bello, il dolce, la panna. Che sono muffin? No, è un antico. Tipo, sembrano pandorini. Sì, è di ricotta. Sembrano pandorini, Emily, vero? La torta sabbiosa, senti come si chiama? Torta sabbiosa. Senti, zia, che ti dà? No. Capretta! Non lo voglio, digli, zia. È la panna. Senti come metto capretta. È la panna. Non la vuole, via. Io mi sono tirata sui capelli perché c'ho un caldo da morire. Dopo, quando arrivi alla fine, ma caldo è da morire qui da noi. Poi basta poco, va via un pochino il sole, dopo fa subito freddo. Però oggi è caldo. Ieri sera mezzanotte a 1700, quant'è la montagna? 1700. Sono andata a vedere la croce illuminata. A 1700 metri a mezzanotte era 20 gradi. E te hai portato piccinina lei la creatura piccina? In paese erano 19, cioè erano in montagna a mezzanotte. Montagna era 19. Ma se mamma fa così, via, ti butto nelle. Via. La Emolina momme. Altro pochino. Lorenzo si è svegliato ora, la mia sorella fuma. Come si dice, snocciolando le nocciole. Sbubbolando? No, snocciolando, nemmeno snocciolando. Sgusciamo. Si levano dal guscio le nocciole per le... Oddio, ora ve le faccio vedere. Che vengano così, capito?
perché sennò c'hanno la tutta, c'hanno la buccina sua, vedete? C'hanno la buccina, è secca, ora e va pulita così per ma lo sapranno così. Per il consumo. È stato poco per il consumo. Sì, scusa. No, no, sono già piatti una sedia. Emily, che fai? Che frughi? La borsa di nonna? Che c'ha nonna nella borsina? Emi, che c'ha nonna nella borsina? Quante cosine c'ha nonna? Emily, Emi, ah fresca, questi va di cosi, di panini. La zia non ti dice niente. Ci spazzo io, ti ho detto, chicca. Non ci parlo più con te. Non ci parla con te, zia. Ma Mario. Lo vuoi te, Laura? No, no. Il musino della nonna. La zia, che fa zia? Oh, tante bestie, zio Tobia, ia ia oh, l'asinello, ello, ello, c'è il maiale, ale, ale, c'è un canino, bau, canino, bau, 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 e gattino, miau, 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 miau. Eccoci. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno gli animali a parlare tra di loro. C'è il canino, bau bau, c'è il gattino, miau miau. E il coccodrillo, e il coccodrillo come fa? Pa pa para pa pa. Non c'è nessuno che lo sa. Pa pa para pa. Sorseggia camomilla. Si dice mangia troppo. Brava Emily. Ci stiamo preparando per andare via e niente, oggi sono stata di poco compagnia. Però vabbè, dai, ci sentiamo al prossimo vlog. Ciao belle.